DUP, opere triennali ed ora bilancio, quindi i tre documenti più importanti per un'amministrazione. Credo tutti soddisfatti, sia maggioranza che minoranza, in quanto abbiamo dato poi attuazione al documento di programmazione che era stato già emendato dai consiglieri sia di maggioranza che minoranza. Ieri c'è stata una seduta molto lunga, molto dibattuta, che comunque ha dato attuazione piena numerica, economico-finanziaria a quanto già previsto nel documento di programmazione. Però si poteva usare di più. Ma si poteva usare di più? Non credo proprio, perché comunque se ne parliamo ad esempio di opere pubbliche e manutenzione parliamo di milioni di euro. Ricordiamo che questa amministrazione dall'atto di insediamento ad oggi ha speso più di 4 milioni e mezzo di euro, stiamo andando verso quota 6 addirittura entro i prossimi mesi, quindi c'è una spesa veramente enorme rispetto al passato e rispetto anche ai comuni limitrofi, sul welfare, sul sociale, sull'istruzione, sui servizi. Diciamo, il comune di Alcamo ha mantenuto alti gli standard che comunque abbiamo avuto negli ultimi anni, stiamo cercando anche di migliorare alcuni servizi, perché chiaramente se noi ai cittadini chiediamo delle imposte, poi dobbiamo anche chiaramente erogare dei servizi, e quindi praticamente il lavoro è ancora molto lungo da fare. Ieri la parola che è stata più nominata è stata scelta. Una scelta, il sindaco l'ha detto chiaramente, si investe su una determinata cosa, perciò quindi si può investire meno in altre. Questo equilibrio è stato difficile. Sì, quest'anno è stato veramente molto difficile, si è ritardato anche l'approvazione del bilancio, uno anche per i ritardi della Regione che ha approvato il 30 aprile il suo documento economico-finanziario, due perché comunque la situazione della spesa corrente di questo comune, visto che dipende dalle entrate correnti, è sempre molto ballerina, quindi diciamo la fatica anche a equilibrare un po' tutto e quindi a mantenere intatte le spese storiche di questo ente con le minori entrate non è stato affatto facile. Quindi non tutto rose e fiori. Molte scelte sono, diciamo, subite, ahimè, altre invece bisogna chiaramente, si ci può mettere con lo zampino, quindi l'amministrazione può osare, può impegnare e soprattutto abbiamo tagliato pochissimo e soprattutto razionalizzato alcune spese con delle vere e proprie inefficienze storiche. Però mo alcuni hanno parlato di normale amministrazione, non di una visione del futuro di Alca. Ma io su Alcamo credo che la normale amministrazione, la normale gestione è assolutamente straordinaria. Ricordiamo che questo comune, quando insomma, noi ci siamo insediati, non era neanche a livello zero, nel senso che non funzionavano tantissime cose, tantissimi servizi e tanti uffici. Quindi riportare già la normale amministrazione in un comune non è affatto facile e secondo me non ci siamo ancora riusciti pienamente, in quanto bisogna sempre vedere come prendi, diciamo, la macchina e come poi la lasci. Non l'abbiamo sicuramente presa con un volante ben dritto e fermo, l'abbiamo sicuramente rimessa in pista in carreggiata, ma direi che a livello, diciamo, di opere pubbliche, manutenzioni, eventi, abbiamo anche un po', diciamo, fatto tornare un po' di eventi anche culturali e artistici in città con la festa della Madonna, insomma stiamo viaggiando abbastanza bene. Chiaro che quello che c'è da fare è enorme, però pian piano vedo che comunque i risultati stanno arrivando e quindi alla nostra semina finalmente sta seguendo anche il raccolto e quindi questi primi 2 anni di amministrazione in cui si è seminato tanto stanno iniziando a portare anche frutti. Parlo sia di parte corrente che di parte investimenti.